Questa è Karajan alla direzione. Accomodati. Ciao tesoro, come stai? Ben trovato. Bene, bene, grazie. Hai compiuto 13 anni da poco. Sì. Tenore, baritono in... o tenore o baritono? Tenorino. Marco Della Mura, per ora tenorino. E forse... Ma tu hai vissuto anche tu la tragedia... dell'essere ma sfollata. Sì, guarda, sto ricordando, ahimè, pensa che avevo 5 anni nel... Polesine. Nel 51, mi ricordo ancora le scene, perché queste si fotografano e non puoi dimenticarle più, guarda, Serena. Delle, che trova una bambina queste, quando si vede invadere dall'acqua. Ah, tutta questa acqua e tutti i poveri animali che galleggiavano, un'impressione incredibile, ce l'ho ancora qua davanti. E quando rientraste poi a casa? Abbiamo perso tutto. Poi sono stata, noi si diceva, sfollati. E siamo andati in provincia di Vicenza, che una famiglia ci ha tenuti, perché non avevamo più niente. Avevamo 2 camere, no, noi? Era tutto. E non c'era rimasto più niente. Poi tutte donne, la tua è una famiglia di donne, tutte donne, sì. Solide, mamma, sorelle. Sì, sì. Però contro quello non si poteva fare più nulla. E tu eri una bambina che cantava sugli alberi, un po' come Marco, che non parlava ma ha cominciato a cantare prima ancora di parlare. E farei rivedere il concerto del tuo 25esimo anniversario di carriera con, vabbè, un mio bambino caro, Summertime. Eccolo qui, c'è anche Pippo. Balletto con le rose gialle? Che tiro mancino. Perché? No, mi fa piacere vederlo, ricordare, insomma. Sempre. Però ti emoziona un po', c'è un po'... No, la motivazione quale sarebbe? Per Pippo o per, no, perché ero giovane? Mentre stavi guardando hai detto bei tempi, no? Allora bei può tempi, essere un... in tutti i sensi, perché eravamo felici, sposati, perché ero molto più giovane, ma non è questo il punto. Cioè? Ho avuto tantissimo che non posso lamentarmi, davvero. E adesso? Sono bei tempi, comunque? Anche adesso, sì. Bisogna sempre godere il momento, a tutte le età. Qual è la cosa che ti puoi permettere ora che non ti potevi permettere 20 anni fa, 30 anni fa? Beh, no. Io mi sono sempre... permessa tutto. Permessa tutto, sì. Perché ritengo che nella vita bisogna sempre osare, fare e non lasciare nulla di intentato. E questo non è il mio caso, quindi. Quindi è così. Riassunto le portate puntate precedenti. Allora, il piccolo Marco, che è di Corigliano Rossano, Calabria, è stato notato da Katia, e lei me ne ha parlato, siete già venuti, adesso dobbiamo un po' vigilare sulla sua evoluzione. Sì. Tu gli dai un po' di consigli, giusto? Io sì, mi sono anche raccomandata ai suoi genitori che non debbono assolutamente stancarlo, perché
Adesso è il momento in cui lui deve stare attento anche ad aprire bocca, perché ha 13 anni, quindi potrebbe anche avere delle sorprese per un cambio di voce, capisci? Certo, ecco, non voglio che lui subisca poi delusioni. Esatto. Ne ho visti di casi. Come sempre nella vita, la voce è uno strumento delicato. Ecco, sempre con le... Vedi, perché guardi sempre per terra? C'è qualche milione di euro? No, è umido. Però quanto gli piace cantare. Allora, ripartiamo dai più grandi esempi di tutti i tempi, perlomeno di quelli che sono stati ascoltati, perché sono, diciamo, l'arte nell'era della riproducibilità tecnica, no? Un tempo, chissà come cantava, non so, la Malibran, lo sappiamo, no? Perché non era, no, la Strepponi come cantava, no? Beh, lo sappiamo. No. E invece noi possiamo sapere che i tre tenori, sì, Pavarotti, Carreras e Domingo, cantavano così. E ringraziamo Nicoletta Mantovani per averci concesso i diritti di questo spezzone di concerti, di una serie di concerti epici. Maria, I've just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same for me. Maria, I just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a song can be. Maria, say it louder, there's music playing. Say it soft, and it's almost like praying. Maria, I never stop saying, Maria. Cristo, Paese, Dosore, Cristo, Paese, Dosore, Cristo, Paese, addo tutte parole, so doce, detto che, prima cosa, Maria, andatevela a sentire, West Side Story, una delle cose più belle scritte del Novecento, Leonard Bernstein. Senti, parliamo un po' di Pavarotti, perché tu l'hai conosciuto bene, io ho visto il documentario che ha fatto Ron Howard su di lui, ho pianto come una fontana. Era speciale, Luciano, aveva un senso dell'umorismo incredibile. Ma tipo? Ma tipo, che ne so, ti devo dire... Stavamo spesso insieme quando andavamo al Metropolitan, stavamo a New York e tutti andavamo poi nello stesso residence e facevamo di quelle serate, perché cosa vuoi fare a New York? Pensavamo solo a cantare, quindi stavamo tutti insieme e si facevano le partite a carte, no? E lui, così, c'è una foto bellissima, ve lo porterò, prima devo chiedere il permesso a Nicoletta. E allora lui prendeva le carte, giocavamo a poker e che faceva? Con la bocca, guarda. Si dice le spillava, le spillare le carte, no? E poi diceva, tutti quanti dicevano, io c'ho questo, io c'ho l'altro, tu cos'hai, Luciano? Io dice, A. E noi, osta, due A, già sono due assi, A, tre assi, e poi così diceva le carte. No, K, aveva un full d'assi con i re. Quindi era da morire da ridere. Ma lo diceva chi? Luciano, quando diceva le carte che aveva. Lui non diceva, io ho un full d'assi. Ah, okay. No. Era fortunato a carte? Beh, non dovrei dirlo, ma aveva una fortuna sfacciata. Non dovrei dirlo. È anche bravo a fare le strategie? Sì. Pokerista, quindi? No, sì. Giocavate a soldi? Ma va là, giocavamo a 2 lire. Ah. Minimo, no, per... era il piacere di vincere, così lui vinceva sempre. E se perdeva si arrabbiava? No. L'hai mai visto arrabbiato? Mai. Davvero? Mai. Giuro. Era sempre felice? Sempre, aveva sempre quell'ironia poi che ti faceva morire da ridere. Insomma. E so che girava per i grandi viaggi con i pacchi di pasta. Sì, perché diceva, diceva che no.
che non trovava nulla a New York, e lui aveva il suo formaggio, il suo parmigiano, aveva la pasta, andava via sempre. E poi, quando usciva da teatro, aveva questo coso corto di pelle e si teneva, per esempio una volta abbiamo fatto un concerto dove tutte e due avevamo voluto lo stesso vestito mio, io avevo un vestito lungo nero, lui ha voluto lo stesso vestito, quindi immagina lui con un vestito da sera, con tutto lo strascico, con il cappottino di pelle marrone, così insomma era divertentissimo. Ma come vestito con lo strascico? Perché con lo strascico? Sì, perché se metteva il vestito da donna, sì. Pavarotti? Ma sì, perché voleva, beh, sai, chi fa questo lavoro spesso è vestito anche con gonne. Beh, in scena, certo, se fai... Beh, lui aveva cantato, avevamo fatto un concerto e lui ha voluto lo stesso vestito. È voluto uscire con te. Nero, mi ricordo, di velluto con tutti... Ma era competitivo con gli altri cantanti oppure sapeva di essere il numero uno, però un po' chi se ne frega, quindi chi se ne frega un po'. Ma guarda, noi abbiamo talmente amato Luciano che poteva fare quello che voleva. Se voleva tenere un acuto di più, ma era molto, ma era veramente molto, se lo poteva permettere, ma se lo poteva permettere, però era un buon collega. Pavarotti e Mannoia, insieme sempre a Pavarotti in France per l'Afghanistan, sempre grazie a Nicoletta Mantovani. E poi mi ripariamo pure di Carreras, perché comunque anche lui come a voce, ma vedi un po' tu, non ne mancava. E poi lì c'è tutto il sentimental, vai. Te voglio bene. Favoloso. Che emozione. Marco, dei tre tenori, quale ti piace di più? Pavarotti. Pavarotti. L'avrei giurato, per questo te l'ho chiesto. Senti, invece di Carreras, ma tra i tre c'era competizione quando stavano in scena? C'era, a parole no, ma in realtà c'era. Però Luciano ha detto sempre una cosa che io ho apprezzato moltissimo. Ha detto tanto a Placido che a José: guardate che io, se voglio fare una cosa, non ve lo debbo chiedere, la voglio fare e la faccio, come dire, ve lo dico in faccia. Era di una correttezza, e quindi questi sono rimasti scioccati. Quindi, se voleva fare un'opera che magari in quel momento gli interessava, lui la faceva, perché aveva tutta aveva the power to do it, insomma, esatto. Poteva farlo, no? Senti, il tuo grande amore con Carreras, che nasce subito poco dopo il vostro incontro. Io ricordo questa scena sublime che lei ci ha raccontato, che un giorno dopo una lite ti ha tagliato a pezzi un vestito. Tutto, ma ha tagliato tutto. Ecco, no, guardo le ragazze. Mi ha tagliato tutto. Allora si usavano quei colli di piume, sai, che si mettevano così, erano... C'era marabucco, c'era ma ha tagliato tutto, vestiti e tutto. E io, che ero partita dopo la lite per andare a fare una cosa, non mi ricordo più dove, quando sono rientrata, e mi ricordo però dove sono rientrata, a Ravenna, sono andata in albergo e non avevo più nulla, perché avevo lasciato la valigia con tutte le cose, ho preso solo il necessario e non c'era più niente. Ma che gli avevi fatto per far scatenare tutta questa follia? Non mi ricordo più, forse ci siamo dati una sberla una volta. Una sberla? Sì, ci siamo dati una sberlotto, insomma, davanti a un'ambasciata. Ma tu a lui? Sì. Ah, ok, lui non ti ha messo le mani addosso, le donne non si toccano nemmeno un fiore. Però a parole, un buffet. Era un grande amore, guarda, ti basti sapere che noi andavamo negli alberghi
e siccome i letti a volte non erano uniti, non era matrimoniale, allora c'erano i due letti e noi mettevamo la mano, tutte e due le sì, così, tutta la notte così. Pensa che scomodo. E perché poi l'amore. Perché poi vi siete, cioè, è vero, sì, lui faceva l'amore di questa moglie che poi ha lasciato, poi ha ripreso, e ciappa, eccetera. E moia, e tira e qua e insomma, e ha fatto... Hai capito perché non siete riusciti poi a coronare il vostro sogno d'amore in pieno? Perché non ci ha riuscito perché lui? Perché abbiamo aspettato tanti anni e dopo niente, si vede che evidentemente vi siete un po' logorati. Destino. Sì, ci siamo un po' logorati e io ero stanca di fare l'eterna fidanzata, capisci? Per cui ho detto... Ma... Non finisse pure i vestiti perché vi siete, ti tagliava tutto. Beh, ma ti rendi conto, era un... Era geloso cosa... forse? Molto geloso, ma io anche di lui. Mi ricordo trovavo i bigliettini dove in tasca io andavo sempre a curiosare perché le donne impazzivano per questi tenori, lo sai, lui, per questi tenori impazzivano. E andavo sempre a curiosare nelle tasche, una volta ho trovato un biglietto, oh might, cosa l'è l'oh might? Ti amo, perché se tu lo capovolgi, hai capito? Faceva tutti i trucchetti di questo tipo. Cioè lei scriveva, questa qua gli ha scritto il biglietto, sì, al contrario. Al contrario, quindi ti amo, chi è che mette ti amo? E chi era questa sua signora? Ne so io. Come si permetteva? Una delle tante. Ma no! Sì. E tu l'hai mai tradito? No. Davvero? Non mi piace tradire. No? No. Io sono come la Carmen, sai la Carmen, sì, no? Ecco, la Carmen se libera. Deve... Se ha un amore va fino in fondo e non tradisce, vedi bene che si fa ammazzare da Don José perché vuole andare con Escamillo. Gli butta anche l'anello così, tiè. Brava. Quindi... Candia, parlavate in spagnolo con José? Ma senti, guarda, hai detto una cosa così intelligente che veramente ti bacerei. Io volevo parlare, dico, finalmente imparo lo spagnolo. E invece lui parlava il... E parla. Lui è... di Barcellona. Barcellona, catalano. Quindi ho imparato tutte le catalano cattive parole. Un po' padovano. Le cattive parole. Come si dice ti amo in catalano? Te stimo mol. Te stimo mol? Che se uno te lo dice, dici come ti stimo. Te stimo mol. Ti offendi pure. L'amore è una cosa meravigliosa. Un po' fantasiano, ti stimo. Noi ci rimaniamo male. E adesso ci raggiunge anche mamma Maria. Maria della Mura, vieni, torna fra noi. L'abbiamo lasciata l'ultima volta in lacrime. In lacrime. Vieni, cara. Com'è la storia che lui non parlava, tu eri preoccupata, l'hai portato dal medico? Accomodati. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, Maria. È proprio così. Lui non parlava e ci siamo, oddio, preoccupati? No, perché comunque... Quanti ognuno, anni aveva? Lui aveva quasi 2 anni e mezzo. Vabbè, e quindi si comincia, insomma. Però ci avevano detto che ognuna ha i propri tempi, per cui non ci siamo preoccupati più di tanto. Però vederlo poi non parlare, ma cantare in inglese... Se posso dirlo, ma mi sembrava posseduto. Ma ti ricordi che canzone era? Posseduto. Non ricordo il titolo. E com'era le parole? I will never know. Hai cantato la tua numero. Il motivo come faceva il motivo? I will never know, più o meno. Io non mastico bene l'inglese. I will never know, sì, ma... We never, never know. I questa. Will never know. Venite, venite, che c'è una sorpresa per te. Vieni, mamma. Vieni, Marco. Oddio, seguitemi, adesso li prendo per mano tutti e due. E andiamo qui in zona piano, giusto dove c'è il maestro.
Riccardo Balsamo. Balsamo, perfetto, non avevo il nome. Grazie, vieni pure qui. Cosa che ci canti? Ce l'hai il microfono? Sì, no. Sta là, perfetto, ora te lo faccio vedere io. Ecco qua. Cosa? Adesso tutto sistema, tranquillo. Vai, vai. Cosa ci cantate? Mamma di casa, mamma. Perché ritorno da te, la mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore. Lascio mai più, mamma, mai più. Bravo. Bravo. Queste cose le dice la mamma anche? Poi a tempo, senti com'è, com'è. A volte, E tu glielo dici quanto gli vuoi bene? Sempre. 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 Ci sono dei video messaggi per te, perché poi questa è anche un po' una festa di questa Italia, della sana provincia, che poi vuole arrivare in alto. Video messaggi per Marco. Marco, sei l'orgoglio di tutti noi, sei bravissimo. Marco, ti voglio bene, in bocca al lupo. Ciao Marco, sono davvero orgogliosa di te e del tuo percorso. Ti auguro il meglio, sei bravissimo, continua così. Ciao Marco, la zia ti fa un enorme in bocca al lupo. Ti mando un bacio. Ciao Marco. Complimenti per questa bellissima esperienza. Ti voglio tanto bene. Marco, siamo tutti con te. In bocca al lupo. Vabbè, ma che meraviglia. No, credo che sia passato. Sei contento che ti vogliono così bene? Vieni, vieni, vieni con me. Ce ne sono anche altri, perché ci sono poi anche i video messaggi delle maestre e della squadra di calcio. Siediti, siediti, adesso li ascoltiamo. Ciao Marco, ti ho preso piccolissimo insieme alla tua gemella Rosa e ora ti ritrovo un giovanotto talentuoso. Coltiva sempre la tua passione e dona soddisfazione ai tuoi cari genitori e a tutti quelli che ti vogliono bene. Noi ti auguriamo un futuro brillante. La tua passione è il calcio, il tuo talento è il canto. Forza Marco! Forza Cristalina! Che bello! Meraviglia. Sei contento? Contentissimo. Solo contentissimo, di due parole. Chi è Cadia per te? È come una zia. Meno male che non ha detto nonna. No, peraltro Cadia, sei un po' di, cioè, stai benissimo, sei di una bellezza oggi. È vero. Beh, sono contenta. Sei sempre bella, ma sei ancora più bella oggi. Grazie. Sempre con questa luce poi. Brava, vero. Ti ringrazio, sono felice per lui. E che cosa gli consigliate a Marco, giù a, che sta seguendo dei corsi, come sta andando la preparazione? Lui adesso sta studiando come ci ha consigliato la maestra. Per il resto poi siamo nelle sue mani. E una volta sei andato pure a bussare alla porta di Massimo Ranieri, lo rivediamo qui nell'istrione cantato con Aznavour. Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. E qualche spettatore, chi sono lo vedrai,
danza di tre muri, tengo il pubblico con me. Solo un abisso oscuro col mio track, con i miei kick, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me. E parlo e piango e riderò col personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. E Katia debutti nella Bohème di Puccini al Teatro Sociale di Mantova, poco più che sì, ventenne. E avevi fatto vari concorsi, la tua voce è meravigliosa, impressiona sempre tutti, perché tu hai un timbro e un'agilità e potevi fare tutto, fai tutto nel panorama musicale, soprattutto appunto questa grande naturalezza come una collana di perle che si dipana nell'aria. Però hai raccontato di aver fatto un provino che poteva andare malissimo, quello provino un concorso, no? Quello per l'Associazione Lirica Concertistica Italiana di Milano, sì, dove fai l'Ave Maria dall'Otello di Verdi, che l'Ave Maria, se non erro, è quando lui la sta per uccidere e lei prega, no? Diciamo sì, quando lei prega. Sì. Sta per morire. Prima, diciamo che prima canta la canzone del Salce, e poi prega, dice l'Ave Maria e si addormenta. È così, semplicemente come quando si dicono le preghiere, non è che uno... So, è quasi meccanica la cosa, no? E poi arriva lui, geloso come era, insomma, non aveva ragione, l'ha strozzata, ecco, per farla breve. Appunto, primo dei grandi femminicidi, storia di femminicidio. E che successe in quel concorso? Perché però non ti sei persa d'animo? Ma sai che non mi ricordo. Allora, questa intervista... Ah no, quello non era quel concorso. Non era quello? No, sì, quello che tu dici è stato il L'hai concorso... L'hai detto in un'intervista a chi del 2009? Sì, ma era il concorso che ho fatto a Perugia. Vabbè. E ero convinta, no, perché quella è un'altra cosa. Ecco perché dico sempre a lui che bisogna studiare, perché bisogna arrivare con la tecnica a quello che la natura ti ha dato, perché lui ha la voce e canta così, ma... Se non studia poi tecnicamente si rischia poi di avere un mal di testa o un mal di pancia e il primo malore tutto. Non fai più nulla. E allora io avevo fatto quest'Ave Maria dell'Otello e c'era questo, diciamo, Ave, la do mi la, c'è un filato, questo la bemolle così, sicura di fare il pianissimo perché io mi sentivo la regina dei pianissimi a quell'età lì, figurati. E sono rimasta qua a bocca aperta. Allora l'orgoglio è stato tanto che ho detto, la commissione è rimasta tutta un po' così, ho detto scusate, lo posso rifare? Non si può fare, non si potrebbe fare. Allora tra di loro poi sì fallo, no, ma lo può fare anche meglio, l'ho fatto 5-6 volte, per fartela breve, il concorso l'ho vinto, però voglio dire che bisogna avere anche tempra, coraggio, sì. Peraltro tu nella vita, sappiamo insomma, il primo marito di tua mamma, sì, era morto in guerra, no, insomma non è mai più tornato. È stato dato disperso e lei aveva 28 anni, bellissima donna, e non è più tornato a casa. E tu tuo padre lo hai visto una volta sola? Io l'ho visto in sanatorio. L'ho visto in sanatorio, che stava ormai a una condizione, stava morendo, ma non lo sapevo io. Allora ero andata ragazzina a cantare per gli ammalati, no, di tubercolosi. E non lo sapevo che lui fosse mio padre, perché poi siamo andati a visitare gli ammalati terminali, perché non potevano muoversi, e io sono andata ragazzina così, intimorita anche, e ho visto questa persona, insomma, in condizioni drammatiche, che stava morendo. E poi hanno fatto delle foto, io le ho fatte vedere a mia madre, e lei è rimasta, insomma, ha dovuto dirmelo. Scioccata, immagino, sì. Cioè, quello è tuo padre? Sì. E tu che hai fatto poi? Ma sai, devo dirti una cosa, che mia mamma ha fatto tanti di quei sacrifici, ma tanti. Io sono cresciuta senza di lui e quindi non ho sentito la mancanza. Mi dispiace dirlo perché magari può sembrare una crudeltà, però io ho in mente quello che ha fatto lei per me. Le famiglie sono di tanti tipi, sì. E voglio capire anche una cosa, però tu non lo hai più ricercato lui? No. Cioè, pur sapendo che quello era tuo padre, non sei andata il giorno dopo a dirgli... Ma no, perché sapevo quello che aveva fatto a mamma.
E non volevi mendicare il suo amore, questo? No. Però una ferita... No? Non è stata una ferita, comunque? No, è stata per me è stato un dramma, perché ho visto quanto ha sofferto la mamma, veramente. Per me, per le sorelle... E come hai imparato a fidarti degli uomini? Beh, insomma, sai, degli uomini ci si innamora e poi va a finire che magari finisce tutto, e può succedere anche questo, eh? Anche noi siamo quelli che poi mollano gli uomini, no? Sì, gli uomini certo, sono, certo. No, sai, comunque, cioè, figura maschile inesistente, uno un po' si preoccupa. Ah, io ho sempre ragionato un po' come un maschietto, perché ho dovuto mantenere la famiglia e ho fatto tutto per la mia famiglia. Con i primi soldi guadagnati che hai fatto per loro? Beh, il primo milioncino l'ho messo in cornice. Domandami se è là. No. L'ho speso. Ma te credo. Però l'ho messo là perché mi sembrava una cosa così bella, insomma, ma non ho e mai poi dato anche tu hai avuto una specie denaro, di angelo che ti ha spinto e ti ha dato i soldi per le lezioni, che era questo signor Pietrolini. Sì. Che vanno sempre ricordate le persone generose, perché ce ne vorrebbero tante sì, di sì. più. Lui ha sentito che io cantavo l'Ave Maria di Schubert accompagnandomi con una pianola elettrica. E allora, siccome era confinante proprio col mio appartamento, io vivevo con la mamma lì, e venne a bussare, insomma, così. Monsignora bolognese, mo chi è quest'angelo che canta? Vabbè, mamma disse, mia figlia, bisogna farla studiare, ma io non posso, la mamma disse così. E lui allora si consultò con la sua moglie e il figlio e mi aiutò a studiare. Ecco, per me è stato un angelo custode. Io credo che tutti noi, sicuramente ce l'abbiamo un angelo custode, ma a volte non ce ne accorgiamo, non lo cerchiamo nemmeno. Io spero di essere veramente, spero, perché mi ricorda quando ero io a 8-9 anni, lui ne ha 13. Ti mando un messaggio a Renato Castioni, che è un tuo amico proprio da 40 anni. Renato. Così carino. Ciao Katia, come va? Sempre elegante, giovanile, ma come mai tutta sta bella virtù? Ascolta, ricordati che quest'anno sono 40, che dobbiamo festeggiarli con un bel concerto e io ti farò il risotto. Se torni stasera ti faccio i tortelli con la zucca, ma se non torni che te devo dire? Comunque l'amicizia è la forma d'amore più bella che ci sia. Hai capito tutto? Boh, un bacione grosso, ti raccomando. Salutami Serena e tutto lo staff lì. Un bacio, ciao. Anche perché l'amicizia, quando è vera, non si interrompe mai. È una banalità, ma è così. No, è vero, è vero, è vero. L'amicizia è vero. È una cosa verissimo. Fondamentale, ancora più rara di un amore. È rarissima. Ma sì, ma quella sì, vera. Io sono d'accordo. È vero, gli amici si contano sui punti dei diti. Certo. Però sai, con l'amore può capitare, no? Una passione, un litigio, uno screzio, non si capisce. Capita, però. Capita. Però l'amore, l'amicizia in realtà è solida. L'ultima domanda su Mario del Monaco, che girava come in giro per Venezia? Aveva un cappello in testa, una calzamaglia nera, gli stivali, e poi aveva il mantello, e poi aveva il bastone con un, come si dice? Bello, pomellato con una... Pomello. Sì, di pomellato, proprio un pomello di pomellato con tutte pietre preziose così. E attraversava così Piazza San Marco, e io che ero innamorata di lui, guarda, era un idolo per me, era il mio sogno, lui e Karajan. E allora lo seguivo come, e poi dicevo, ma non capisco, perché lui parlava così, e non capisco perché tutti quanti mi guardano, cosa c'è? Dico, ma Mario, ma ti sei guardato? Dico, sei vestito in un modo che, ecco, con la Rolls decapottabile. Poi, perché poi i cantanti lirici maschi, secondo me, sono, questo è l'ultimo, è stato, sono l'ultimo, più prime donne delle prime donne. L'ultimo Cara, divo è stato pure quello. Bello come il sole, tu hai debuttato pure con lui, no? hai cantato anche con lui, lui bello come il sole. Più che bello, lui aveva un magnetismo nello sguardo che potevi... Potevi fare tutto, se lui mi avesse chiesto di mettermi in ginocchio, non lo so, avrei fatto di tutto. Lo avresti amato, lo avresti potuto amare? Sì, lo avrei, sì, un po' scomodo perché è un carattere veramente... Quindi ti sei, uno si difende. Con un'occhiata, mi diceva sempre quando facevamo la Tosca a Berlino e cantava Carreras, adesso tu devi dimenticare questo. Dice, tu sei tutta mia, come dire, tu devi guardare me perché certo, devi andare a tempo, no? Così, certo. Guarda. Scusa, Katia, ma Karajan come ti parlava, in spagnolo o in tedesco? No, mi parlava in italiano, ma tutto così,
Come salta? Stare attenta a tutto qua. Un divertisman, Ricciarelli, Katia e Mondaini, siamo donne. Poi ci salutiamo con una sorpresa. Com'è la cosa? Speriamo, oddio, la mamma mia, ci speriamo bene, lui ci tiene così tanto, certo che speriamo bene. Prima di farvi ascoltare Marco, ricordiamo la signora Maria Antonietta Calò, che fu proprio l'organizzatrice di questo evento che così, per fortuna, vi ha messo, ti ha fatto conoscere Marco. A Katia cosa ci fai ascoltare, mon amour? Adesso vi faccio ascoltare Il mondo e torna sorridendo in un medley. Un medley. Ma tu un tipo medley. Una cosa tipo, non so, gli Oasis, li ascolti, non so, David Guetta. Li ascolto, ma non Paranai. È un genere. Sì, però non è un genere che ti piace. Vediamo, come ti permetti? Ma come ti permetti di dire queste cose? Che ne so, Rosa Chemical, non so pure che. I Coma Cose. Mengoni, sì, Mengoni c'ha una bella voce, sì, dai. Beh, certo. Mengoni ha una voce. Vai. Immagino. La prossima volta, te lo porto. Tutte versioni. Beh, oddio, per andare avanti bisogna continuare a studiare, quindi rimboccati le maniche e credi in quello che stai studiando. Perché pure tu hai iniziato da ragazzino a ballare a 3-4 anni, quindi di conseguenza studiando, sì, si arriva a ottenere i risultati. Dato che io ho iniziato a cantare a 7-8 anni, ti dico, Marco, stai tranquillo che non è detto che la voce cambi sempre. No, noi non vogliamo che migliora. Cambi. Migliora. No, e poi fatti un bel orecchino, un bel tatuaggio. No, ma no! Ma no, perché? Ma no, 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 ma
fare da Alfredo, che può fare? Può fare da Alfredo, capito? Perché amami Alfredo. Va bene. Deve fare ciò che ama. Che cosa ti ha chiesto? Tu vuoi fare l'orecchino? Sì. E io gli ho detto l'orecchino no, vuole. Poverino, se è un suo desiderio, facciamoglielo fare questo orecchino. E anche l'orecchino. Vabbè, sarebbe un lirico. Perché vuoi l'orecchino? Non lo so, mi piace esteticamente. Poverino, facciamoglielo fare questo orecchino. L'orecchino no. Un po' Shakespeare, dai, un po' shakespeariano. Un po' shakespeariano. Vabbè, dai, ma si apre il dibattito. Povero Marco. Cresci bene, in salute e torna a trovarci, noi lo monitoriamo. Grazie Katia, grazie Maria.